Ciao, oggi andiamo in Puglia. Ciao, oggi cominciamo la nostra video ricerca sulla Puglia. Ovviamente in un video non posso metterti tutte le informazioni, quindi consideralo come un inizio di una ricerca che potrai fare tu. In descrizione trovi il link per una scheda da scaricare per prendere appunti durante questo video, ma anche per fare una tua ricerca autonoma, implementando informazioni con il libro di testo, con altre schede, e sempre se vorrai, in descrizione trovi anche i link ad altri siti e ad altri video per continuare la tua ricerca. Oggi parliamo della Puglia. Nella nostra cartina, guardiamo un po', sai dirmi dove si trova la Puglia? Eccola qua, con il tacco e lo sperone del nostro stivale dell'Italia. Allora andiamo a vedere con quali regioni confina e da quali mari è bagnata. Dico mari perché appunto, come vedi, a est è bagnata dal mar Adriatico, mentre a nord e ad ovest dal mar Ionio. Poi a sud e ad ovest dal mar Ionio. Poi a nord confina con il Molise, a ovest confina con la Basilicata e la Campania. Le città più importanti sono Bari, che è anche capoluogo di regione, poi Brindisi, poi la provincia di Barletta, Andria e Trani, poi abbiamo Foggia, Lecce, Taranto. Parliamo adesso del territorio in percentuali. Che significa? Significa dividere in 100 parti uguali un territorio ipoteticamente e distribuire le parti di montagna, collina e pianura per avere un dato di partenza. Ecco, in questo caso già vediamo che abbiamo un 2% di montagna, un 45% di collina e un 53% di pianura. Per quanto riguarda il concetto di densità di popolazione, cioè il rapporto tra abitanti e estensione del territorio, la Puglia è molto abitata e è al sesto posto nella classifica delle regioni italiane per densità, con 201 abitanti per chilometro quadrato. Andiamo a vedere la distribuzione fisica del territorio. Come vedi, la pianura è preponderante in questa regione, è bagnata da due mari, ci sono anche delle parti collinari importanti e alcune presenze di montagne. Andiamo a vedere nel dettaglio nel nostro quaderno di geografia, e non ci sono particolari rilievi se non i monti della Daunia e il promontorio del Gargano. Le colline sono famose, le colline delle Murge. Le rocce sono calcaree e ci sono infatti numerose grotte scavate anche dai corsi d'acqua. Ricordiamo le grotte di Castellana. Tra le pianure ricordiamo il Tavoliere delle Puglie, la terra di Bari e la penisola salentina. Per quanto riguarda invece l'idrografia, dobbiamo per forza parlare dei laghi costieri di Lesina e Varano, del fiume Ofanto, che è breve e torrentizio,
Poi la Puglia è bagnata dal Mar Adriatico e dal Mar Ionio. Nel Mar Adriatico si trova l'arcipelago delle isole Tremiti. Le coste sono basse e sabbiose ovunque, alte e rocciose però nel Gargano e nel Salento. Il clima è mediterraneo, ovvero con estati calde e ventilate e inverni miti. Le precipitazioni sono scarse a Puglia, senza pioggia, perché proprio le precipitazioni in questa regione sono poche. Per quanto riguarda le attività economiche, l'agricoltura è fondamentale, soprattutto ulivi e viti, per vini, per olio, ma anche uva e olive da tavola. Poi anche coltivazioni di grano, ortaggi, soprattutto pomodori, frutta, agrumi, mandorle, ciliegie, allevamento di bovini e ovini e anche l'acquacoltura, cioè di anguille e molluschi. È una regione molto industrializzata anche per la numerosa pianura. Abbiamo industrie metallurgiche, chimiche, elettroniche, tessili, alimentari e abbiamo anche le saline più grandi d'Italia. Poi l'artigianato di vimini, ferro battuto, legno e ovviamente con il porto di Bari il commercio marittimo. La Puglia è una penisola quasi circondata dal mare, no? Quindi è normale che le attività navali e balneari siano molto importanti. Ho detto balneari, infatti il turismo è molto molto sviluppato. È importante in ogni ricerca saper collegare anche le altre discipline. Ho fatto dei collegamenti di storia e di scienze. Quanto riguarda la storia, vi voglio parlare di un castello e di un signore che lo ha costruito. A Castel del Monte, infatti, si trova un meraviglioso castello a forma ottagonale che fu fatto costruire da Federico II di Svevia, imperatore del Sacro Romano Impero, e fu anche grande stratega militare e uomo di cultura. Per quanto riguarda invece le scienze, ho cercato uno scienziato o una scienziata per ogni regione. Per la ricerca della Puglia vi voglio parlare di Carlo Bernardini, che fu un importante fisico italiano, ma si dedicò molto anche alla divulgazione scientifica, cioè a far conoscere le scoperte che venivano fatte anche a chi non era dell'ambito. E scrisse quindi molti testi specialistici, ma anche fondando delle riviste scientifiche. Per concludere questa ricerca dovevo per forza chiedere anche un contributo ai miei amici pugliesi, chiedendogli loro una videocartolina della Puglia. Ciao maestro Tommaso, per me la Puglia è questa. Ciao maestro Tommaso, per me la Puglia è questo. È questo. È questo. È questo. A presto. Maestro Tommaso, per me la Puglia è questo. Bene, adesso chiedo aiuto a voi, bambini, insegnanti, genitori della Puglia. Sicuramente avrò tralasciato qualcosa. Mandatemi voi le vostre videocartoline alla mail che trovate in descrizione. E chissà che ne possa nascere anche qualche altro video. A me non mi rimane che augurarvi buona ricerca e ci vediamo alla prossima regione. Ciao!